Benvenuti a questo incontro con Siegfried Ranucci, personaggio penso che meriti poche presentazioni perché lo conosciamo tutti, ma è giornalista d'inchiesta e ha ereditato il pesante testimone da Milena Gabbianelli. E questa sera ci presenta però un libro, La Scelta, nella quale lui, oltre che a raccontare alcune delle sue inchieste più importanti, si mette anche a nudo e racconta molto della propria vita privata. Allora, Frido, io voglio iniziare con le tue parole, se me lo consenti. Volevo leggere alcune righe. E che lo vogliamo o no, che ci piaccia o no, le scelte che facciamo dimostrano quel che siamo veramente, molto più delle nostre capacità. E a volte le scelte servono a spiazzare e a trasformarsi in pastori maremmani per indicare la strada agli altri. La scelta, il tuo libro, che cosa significa per te? Ma intanto buonasera, grazie per aver dedicato il vostro tempo. E devo dire che il libro nasce da un caso particolare, che è l'immagine, che la quarta di copertina, questo origami che mi viene regalato da una mia compagna di viaggio, che è una signora che sale nella mia stessa carrozza a Roma quando vado a presentare per la prima volta i palinsesti come conduttore di Report. E questa signora, che aveva un enorme bagaglio sulle spalle, io l'aiuto a sistemarlo, assiste al mio viaggio in silenzio fino a Milano, ascolta le mie telefonate private, le telefonate con gli inviati di Report per decidere il taglio dei servizi, delle inchieste, e poi anche quelle con l'ufficio legale, no? Quindi alla fine, quando arriva a Milano, prende il menù di Italo e confeziona questo splendido origami, che io ho definito un airone, e altri mi hanno detto che in realtà è la gru della Manciuria, simbolo proprio dell'origami. E mi dice: tenga, lei ha bisogno di volare alto perché vede delle cose che altri non vedono, ma come tutti i grandi uccelli lei non è programmato per camminare, e quindi quando è costretto a cimentarsi con le cose terrene lei saltella. E ha avuto la sensazione in quel momento che lei avesse intuito le mie fragilità, e quindi ho messo in una parte della mia testa l'idea di poterle raccontare, per saldare con il pubblico una sorta di debito. Il pubblico conosce la mia parte ufficiale, quella delle inchieste, quella che va in video, non conosce tutto il mondo che ha vissuto parallelamente a fianco a me e che mi ha consentito di realizzare le inchieste. Quindi questo libro è un omaggio al pubblico, intanto per svelare anche un'altra parte, quella sconosciuta, forse anche quella più scomoda da raccontare, ma che sentivo la necessità di condividere. E poi soprattutto è un omaggio a tutti quei personaggi che hanno avuto un ruolo importantissimo nella mia vita professionale, personaggi nella convinzione che se ciascuno di noi si ferma un attimo a pensare a chi ha incontrato nella propria vita e il ruolo che alcuni personaggi hanno avuto nella nostra vita, intuisce che sono stati fondamentali per le nostre scelte, per le scelte che hanno fatto questi personaggi, e nel mio caso importanti anche nella mia formazione e nel successo almeno di alcune inchieste. Quindi ho messo insieme tutta una serie di personaggi che sembrano usciti da un romanzo, ma sono reali. Un vagabondo che si chiamava Vedo Vedo, che mi aiuta a realizzare l'inchiesta più importante della mia carriera, probabilmente la più importante della storia della RAI, perché grazie a quell'inchiesta, dove abbiamo denunciato l'utilizzo dell'arma chimica fosforo bianco da parte degli Stati Uniti, la RAI ha fatto il giro del mondo. E addirittura un tassista che mi ha aiutato a ritrovare la Pinacoteca di Tanzi, valore dei capolavori di 100 milioni di euro, una producer svizzera malata di sclerosi multipla che aveva colpito i centri del cervello, del sonno, che avevano il sonno, e passava le notti insonni a salvare i rospi dalle autostrade, dalle macchine che li schiacciavano. O un insegnante di sostegno che mi ha consegnato il materiale
audiovisivo che documentava l'incontro tra Renzi e Mancini, lo 007, tra parentesi è una persona che vive da queste parti, che mi ha consentito di realizzare uno scoop importante, grazie alla sua scelta, che da una parte mi ha fatto stare sulla graticola per 3-4 anni, la graticola giudiziaria, un'esperienza che purtroppo ha condiviso anche lei, perché è stata colpita da un provvedimento, ipotesi di reato, che per la prima volta è stato applicato in Italia, che è quello che nasce dalla revenge porn, per evitare revenge porn, cioè l'accusa di aver ripreso fraudolentemente in luogo privato due personaggi e diffondere le immagini nel tentativo di diffamarli. In realtà non ce n'è uno di questi reati che è stato applicato, per fortuna è stata chiesta l'archiviazione e speriamo che venga confermata dal GIP prestissimo. E questo scoop però mi è valso da una parte attacchi violentissimi, un'attività di dossieraggio e anche, diciamo, il fatto di stare sulle graticole, come ho detto, dal punto di vista giudiziario. E dalle esperienze passate, da quello che sta succedendo ancora adesso, che quella che stiamo vivendo è una società malata, una società che è talmente abituata a convivere con la sua malattia da considerarla la normalità. Noi siamo in quella che viene considerata la culla della civiltà, l'Europa, dove ci sono stati uccisi, ho detto anche prima, 5 giornalisti, Daphne Caruana Galizia, De Vrij in Olanda, uno in Grecia, 2 nell'est Europa, che sono stati uccisi perché indagavano sui rapporti tra la criminalità organizzata e la politica, sulla corruzione, e a distanza di anni non sono stati ancora trovati colpevoli. In Italia ci sono 270 giornalisti che sono sotto tutela per il tipo di lavoro che fanno, 22 che sono sotto scorta. Abbiamo il record mondiale di politici che hanno denunciato giornalisti, e non è una barzelletta, questo è un fatto. Noi abbiamo un partito intero che per la prima volta nella storia ha denunciato un giornalista di Report e la trasmissione con l'inchiesta che abbiamo fatto. Si tratta del partito di Fratelli d'Italia. Abbiamo avuto le richieste di risarcimento danni dai figli di La Russa, tra dal ministro Urso, che è l'uomo che firma il contratto di servizio con la RAI, cioè quel contratto di servizio per cui viene pagato il canone e che contempla dentro la necessità di fare giornalismo d'inchiesta che è anche tutelato da questo contratto di servizio. Quindi siamo di fronte ad un paradosso. Poi c'è le denunce di Sgarbi, le denunce di Giorgetti, ministro delle finanze, della moglie di Giorgetti, della sorella della moglie di Giorgetti, di Fontana, della figlia di Fontana. Noi abbiamo sempre le dynasty quando ci denunciano. La famiglia Berlusconi, la Fascina, Siri. Poi c'è un politico di cui non faccio il nome, solo il cognome, Gasparri, che si è fatto riprendere mentre firmava una denuncia nei miei confronti, mostrandola sui social come motivo d'orgoglio, insomma. E io ho cercato di spiegare questa cosa giorni fa ai colleghi della stampa straniera in una conferenza stampa e non riuscivano a capire, mi guardavano con due occhi come fossero delle civette, perché non riuscivano a capire il senso di quel gesto se non per intimidire il giornalista. Poi un'inchiesta giornalistica, il percorso è lungo e travagliato e in questo percorso spesso incontrate, nel libro li descrivi più di uno, di veri e propri trabocchetti, depistaggi. Come fa il giornalista a riconoscerli e a muoversi intorno a queste vere e proprie trappole, come è successo in varie inchieste che ha fatto? Ma guarda, intanto diciamo il mondo dell'informazione è molto complesso, oggi ci si informa attraverso i social, attraverso il web. Io definisco il web uno strumento straordinario per la libertà che ci offre, ma è una sorta di bibliotecario ubriaco, dico io, perché non c'è nessuno che ti dice che quella notizia è certa, è doc, perché l'algoritmo con cui funziona il web, i social, è quello di privilegiare la notizia che è più cliccata, non quella che è più verificata. E questo è un meccanismo perverso.
In un momento come questo, che c'è anche, ci sono vari conflitti nel mondo, è complicato avere delle informazioni certe. O le prendi dai giornalisti che sono cosiddetti embedded, che seguono le truppe, ma già la parola stessa, che significa incastonato dalle truppe, ci fa capire che l'informazione non può essere libera. Dall'altra parte c'è dei giornalisti che sono freelance, però come ci dicono i dati che provengono dalla striscia di Gaza, per fare giornalisti freelance ce ne sono 400 giornalisti che sono morti. Questo è il prezzo che devi pagare. Io ho avuto il privilegio di poter raccontare alcuni dei fatti più importanti del nostro secolo. Sono stato a New York il giorno dopo l'abbattimento delle torri, sono stato il secondo giornalista ad arrivare sul posto. Sono riuscito ad entrare nella palazzina che era vicino al cratere, avevo mostrato per superare il cordone di sicurezza il tesserino della RAI, no? O meglio, pensando di aver mostrato il tesserino, in realtà era la scheda elettronica dell'albergo. E ho detto, qui siamo messi bene come sicurezza, se no riesci a passare la sicurezza americana a questo punto. Entro dentro questa palazzina, vado all'ultimo piano, c'è una gioielleria che secondo me rappresentava la metafora perfetta di quello che era successo in quel momento. Noi stavamo a Manhattan, che era il centro economico finanziario del mondo, in ginocchio per via degli attentati. Quella gioielleria, c'era l'oro, gioielli, tanta opulenza, coperta dalla polvere che era entrata nel sistema di condizionamento dell'aria per via delle torri che si erano sgretolate. E là c'era una persona che era 2-3 giorni che non dormiva e non mangiava. Mi ha preso per mano, mi ha portato alla finestra e da quella finestra vedo delle cose che non riuscirò mai più a dimenticare. Di là che riesco a riprendere il cratere, quelle immagini che faranno il giro del mondo, ma ho visto sul cornicione di questa palazzina dei resti umani ed erano delle persone che si erano buttate dalle torri e che erano rimbalzate per scappare al fuoco su quel cornicione. Come non riuscirò mai a dimenticare gli odori, quando tu vai in questi posti dove sono avvenute delle tragedie, la prima cosa che ti colpisce sono gli odori e rimani anche frustrato perché non riesci a trasmetterli nelle immagini questi odori. Lì a New York l'odore della carne bruciata con la plastica, le sostanze bruciate erano qualcosa di veramente insopportabile. Come ricordo gli odori quando sono andato al Sumatra, nel periodo dello tsunami, io ero andato nel punto che era stato più colpito, perché lì, a differenza di tutti gli altri giornalisti che erano andati nei luoghi frequentati dai turisti occidentali, io ero andato a Sumatra, a 70 km dall'epicentro, dove il mare non era entrato a 700 metri, ma a 7 km, aveva reso inutilizzabili tutti i pozzi dell'acqua potabile, aveva reso inutilizzabili i campi, le coltivazioni, e lì sentire l'odore dei corpi dei bambini che andavano in putrefazione, degli anziani, perché soprattutto i più fragili muoiono in quelle circostanze, miscelati all'odore della salsedine, è qualcosa che non si toglie, come non si toglie l'odore che descrivo nel libro delle scarpe di pelle bruciate dei bambini a Sarajevo che si mangiavano le suole di cuoio perché dopo i bombardamenti non avevano più nulla da mangiare. Ecco, a me fanno un effetto Maddalena al contrario, tu ascolti, vedi le immagini e ti vengono in mente gli odori che avevi sentito, ma sono le storie che ti fanno più attaccare al tuo racconto, quello che vai a documentare, ed è per questo che ho seguito per esempio la missione degli Stati Uniti in Iraq nel 2003, 2004, 2005, quella guerra che doveva essere una guerra lampo, doveva impattare poco sulla coscienza dell'Occidente, tant'è vero che secondo una serie di provvedimenti legislativi che furono presi dal governo Bush, il cosiddetto Patriot Act, veniva impedito di trasmettere le immagini più cruente dei combattimenti, della guerra. Addirittura, secondo il DARPA, non so se ve lo ricordate, c'erano queste immagini che provenivano dai visori della notte, dei bombardamenti che sembravano presi da un gigantesco
videogame. Addirittura, secondo il DARPA, dicevo, il Dipartimento di Strategia Militare Americano, una roba seria, perché è quello che ha inventato Internet, la rete militare, tanto per capirci, aveva studiato che i militari che tornavano dalle missioni in Iraq o dalle missioni di guerra, che vedevano uccidere le proprie vittime, tornavano con danni alla psiche importantissimi, quindi per non impattare sulle casse del governo americano avevano inventato questi visori da montare anche sui mitragliatori. Nell'ambito delle tue inchieste ti sei trovato di fronte a volte anche a fare delle scelte, come nel caso di Calisto Tanzi, che comunque hai scoperto il reato e ha dovuto scegliere se fare lo scoop giornalistico o denunciarlo. Sì, questo è stato una serie di casi fortuiti, perché ci vuole anche quello, ma poi bisogna utilizzarla e farla e metterla a frutto la fortuna. Io, a distanza di 8 anni dalla dichiarazione di default di Callisto Tanzi, ricordo che parliamo del crack più importante della storia d'Europa, parliamo di 14 miliardi di euro di buco, e per capire le responsabilità io nel libro ricostruisco tutto il sistema politico, e non solo che aveva coperto Tanzi, tutti i meccanismi, ma anche quello economico-finanziario, perché basta vedere il buco che, dove ci sono 5 miliardi su 14 di commissioni bancarie pagate, capisci che c'era una complicità delle banche. Poi non è che ci voleva il mago Zurlì per capirlo, cioè bastava vedere il fatto che aveva costituito in Svizzera una società che si chiamava Buco Nero S.P.A. Ci stesse vendendo per il culo, cioè era abbastanza evidente. Questa persona che grazie alla politica, io poi racconto anche tutto il meccanismo dei voli dell'aereo messo a disposizione, dove c'è un personaggio che vola gratis più di tutti e che dà una chiave di lettura sul potere che copriva Callisto Tanzi. Non lo dico perché sennò poi dopo un libro non ce lo vuole nessuno, ma secondo me. Questa persona ha avuto un ruolo fondamentale ed è una persona con dei lati veramente oscuri. Comunque io stavo tornando a Roma, stavo andando verso la stazione di Parma, quando in tassi parlo con la mia redazione. Il tassista capisce che stavo parlando di Tanzi e mi dice: vabbè, ma voi non avete mai avuto il coraggio di raccontare tutto su Tanzi? Ho detto io, perché che cosa c'è da raccontare? Dopo 8 anni ci sono state le inchieste della magistratura, inchieste giornalistiche. Lui mi dice: beh, c'è da dire che lui, una settimana prima della dichiarazione di default con la famiglia, ha portato in Svizzera dei capolavori, valore stimato, Monet, Picasso, 100 milioni di euro. Ho detto: scusi, ma lei come fa a saperlo? E lui mi fa: ero la guardia del corpo di Tanzi. Così fermi un attimo, no? Cioè, e mi racconti come stanno le cose. E lui comincia a dirmi queste cose, io faccio delle verifiche, effettivamente c'erano dei verbali tra i 5 milioni di atti giudiziari della Parmalat che parlavano di aloni sul muro della villa di Tanzi, e quindi facevano supporre che ci fossero questi quadri. Poi cerco tra i critici d'arte, trovo una donna che mi parla e mi dice che le donne spesso hanno più coraggio di noi uomini a parlare, no, Tanzi aveva messo in piedi un sistema omertoso formidabile, che mi dice di aver visto questi quadri, il Manet, il Monet, il Picasso. A quel punto ho la certezza che questi quadri esistevano, chiedo a Tanzi, che stava andando in udienza attraverso un collega, se fosse vero che aveva portato i capolavori. Fuori lui nega, dice: io non ho portato nulla, quei pochi quadri che avevo li ho venduti. Vado in onda e lì dopo, il giorno dopo, accade il secondo episodio fortuito. Mi telefona un elettricista da Via Reggio incazzato e mi dice: ah, io c'avevo tra le mani l'affare della mia vita, c'avevo il Picasso, il Monet, il Manet, gli stavo vendendo 20 milioni di euro, arriva le porte, fa l'inchiesta e mi salta l'affare, lei chi gliel'ha detto? E io dico: ma a me non me l'ha detto nessuno, io non sapevo nulla, mi ero inserito per coincidenza dopo 8 anni nella settimana in cui la famiglia Tanzi stava rivendendo i quadri che aveva esportato, e aveva utilizzato questo elettricista come mediatore attraverso un pittore. E a quel punto io, che
che ero andato a Viareggio ad incontrarlo con la telecamera nascosta, avevo due scelte da fare. Una era quella di tornare in redazione, mandare in onda le immagini, realizzare lo scoop più importante dal punto di vista internazionale, perché Tanzi era multinazionale, conosciuta in tutto il mondo, oppure quella di denunciare, rinunciare allo scoop, denunciare nella speranza che potessero essere recuperati questi quadri, perché ce l'aveva lui, e che potessero tornare dei soldi agli azionisti. C'erano 33.000 azionisti che non avevano più visto il becco di un patrigno. Anche perché figlio di un uomo delle forze dell'ordine, della Guardia di Finanza, catechizzato al bene comune, prendo e vado a denunciare. Vado a denunciare alla Guardia di Finanza. Dopo 48 ore questi ritrovano i quadri. Mi chiamano alle 2:30 di notte il comandante Pontillo. Mi dice: Sigfrido, tutto eccitato, abbiamo ritrovato i capolavori di Tanzi, stavano in mansarda, nei sottoscale, nelle officine meccaniche. Insomma, avevano ritrovato la Pinacoteca. A me sembrava incredibile. Dico, ma ci hanno indagato la Procura di Parma, la Procura di Milano, ha indagato la CROL, che era l'agenzia investigativa più potente al mondo, americana, incaricata da Bond, il commissario della Parma, della Good and Bad Company. Dico, arrivo io da Roma con la telecamerina, da solo e un tassista, e ritroviamo la Pinacoteca. Mi sembrava impossibile. La domenica il procuratore annuncia il ritrovamento in una conferenza stampa della Pinacoteca di Tanzi, valore 100 milioni di euro, dobbiamo dire grazie alle porta. Dopo 3 minuti telefono al tassista che vuole il 3%.